Che bella domanda a cui rispondere. Ora, è molto raro in un momento come questo, con tanta tecnologia, con tanto internet, con tanto TikTok, con tanto YouTube, con tanto Facebook, con tante piattaforme di streaming, avere un consiglio di libri da leggere. Allora, in formato elettronico, cartaceo, anche se il cartaceo ti dà quel fascino che è indescrivibile, voglio consigliare un libro che può sembrare un mattone per le dimensioni, in realtà è una trilogia di un autore che è venuto a mancare recentemente, che è Cormac McCarthy, che è uno scrittore, era uno scrittore veramente particolare. Allora, per capire chi fosse, basta andare su YouTube e cercare McCartney, Oltre il confine, Totem Alessandro Baricco, queste sono le parole chiave, e si trova un pezzo dello spettacolo Totem che andava in onda sulla Rai con Alessandro Baricco, che racconta uno dei racconti di McCarthy, appunto Oltre il confine, che è un racconto bellissimo. Oltre il confine fa parte appunto di questo libro, che è la raccolta di una trilogia di racconti, Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della pianura. Io consiglio questa edizione che appunto bella cicciotta, perché appunto contiene questi tre romanzi, racconti romanzi, dell' Einaudi, con la prefazione appunto di Alessandro Baricco. Si chiama La Trilogia della Frontiera e scopritelo da Oltre il Confine, che è bellissimo. Poi ci sono questi altri due romanzi racconti, e secondo me è un modo per capire alcune cose, non voglio spoilerare, utilizzo questo termine che viene applicato soprattutto nei film, serie TV, spoilerare, ma si può spoilerare anche un libro, un racconto, un romanzo. Non voglio spoilerare, però Alessandro Baricco, ascoltando l'incipit della storia, Oltre il confine, riesce già lui ad affascinare il lettore per portarlo dentro. Poi vi posso garantire che McCartney è stato un scrittore veramente particolare, anche nel modo in cui racconta, modo in cui scrive. E vi dico solamente questo: Oltre il confine insegna anche le dinamiche che ci sono per la fiducia. Ve la butto lì. Come instaurare la fiducia. Poi è applicato al mondo animale, ma si può applicare anche al mondo degli esseri umani.